ho il piacere e l'onore, veramente l'onore, veramente il piacere, di lanciare la prima scheda di questa sera, il primo artista che è stato anche il primo a dire sì, ci sarò. E quindi che vada la scheda. La sua prima intervista è con noi, a Casa Radio Italia a Sanremo. Vende 50 milioni di dischi, vince 4 Grammy Awards. È impegnata in un tour mondiale da record. A Radio Italia Live il concerto, Laura Pausini! Buonasera maestro, buonasera a tutti voi. Benvenuti a questo compleanno. Facciamo un po' di musica. Come? Vai! Chi è qui da questa notte, a chi è appena arrivato e ci vede da là in fondo, ciao ragazzi, anche a voi e a chi ci segue sulle frequenze di Radio Italia,
e di Video Italia. Ci sono tante persone in Italia che ci stanno seguendo in questo momento e tante persone che ci seguono da tanti paesi del mondo. Welcome everybody! Bienvenue! Bienvenidos a todos! Bienvenidos! Willkommen! Ma soprattutto voglio farvi ascoltare il calore di Milano! Siamo qui! Vai Bruno! Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai. Ho desideri scritti in alto che volano, pensiero indipendente dal mio corpo. Credimi se puoi e credimi perché io farei domani solo e ancora me. Così diventi un grande quadro che dentro me ricopre una parete bianca un po' anche stanca. Credimi se vuoi, credimi perché io farei di me solo e ancora me. Anche se hai tutto il mondo contro, lascia l'apparenza e prendi il senso, ascolta quello che ha qui dentro. Grazie! Mamma mia! Mi sto gasando troppo, devo mantenere un po'. Clarence? Voglio un urlo pazzesco per Clarence Seedorf! Questa sera ci sono tante persone che sono venute a festeggiare con noi il compleanno di chi?
No, non va bene, non si sente forte. Di chi? Tanti auguri Radio Italia! E noi vi salutiamo così. Io vi saluto così. Insieme. Ritorno perché altra scelta non c'è.
a questa città, grazie a questi occhi davanti a me, a queste voci, e grazie ancora a Radio Italia, sono musica italiana. Vorrei fare un regalo a Radio Italia insieme a voi, voi che l'ascoltate da tantissimi anni. Tutti noi conosciamo la sigla di questa radio, e anche io insieme a tanti miei colleghi come Max Pezzali, che dopo vedrete, Siria, grande Siria, Paola e Chiara, tantissime persone che fanno il mio stesso mestiere, abbiamo cantato questa sigla. Ma forse Radio Italia non ha mai ascoltato così tante persone cantare insieme. Radio Italia, solo musica italiana. Ti regalerà la felicità. Vorrei chiamare qui sul palco con me una delle voci più importanti, ma prima di tutti il vero protagonista di questa sera, che è il presidente della nostra radio, Mario Volanti. Su, forza! Mario! Grazie Laura. Grazie a tutti. Tanti auguri. Grazie. Emozionarti. No, no, tanto io e te ci emozioniamo sempre. Sì, no? Sì, sì. Perché mai io mi caso, a volte esagero, infatti parlo a raffica. Parla tu, perché sennò, anzi. No, io devo stare zitto. Io ti ho chiamato perché c'è una cosettina per te. Ecco, quindi. Allora, siccome straparlo e a volte esagero, ho bisogno al mio fianco di una voce vera, di una voce importante che ha. Più vera della tua. Beh, ragazzi, in questo caso in radio sì. No. Ah, in radio. In radio è una delle voci più importanti nel mondo, perché ha un timbro vocale pazzesco e per tantissimi anni, e ancora oggi per fortuna, ascoltiamo la meravigliosa voce di Franco Nisi. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Laura, Mario, pubblico, amici a casa nel mondo. Sai perché siamo qui? Io e lui, dai. Oltre a cantare, eh? Ma siamo qui insieme perché? Perché Laura Pausini, secondo me, ma penso anche secondo voi, è il presidente della Repubblica Italiana della Musica. No, 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 assolutamente, quindi, non me la sento. A Radio Italia, presso la nostra sede, è arrivato per voi tutti, per coloro che ci seguono da 30 anni, per chi ci segue da 30 minuti, ma lo farà per i prossimi 30. Per tutti i collaboratori, una medaglia dedicata al nostro compleanno dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. A lui farei un grande applauso, ragazzi. Salutiamo il nostro Presidente italiano, vorrei... che cosa ha deciso di fare? Ha deciso di dedicare questa medaglia ai 30 anni di Radio Italia con vibrata partecipazione. Tu che sei Commendatore della Repubblica, puoi consegnarla. Sono pronta a consegnare. Prego, l'onoreficenza a Mario Volanti e a grazie. Radio Italia da parte del Presidente. Grazie, no, questa è vostra, ragazzi, signori. Passo ragazzi. Avanti per i fotografi. Sì, è vostra perché qua c'è scritto a Radio Italia nel 30° anniversario di fondazione. La manda il nostro Presidente della Repubblica e la data Radio Italia, ma Radio Italia non siamo noi. Radio Italia siamo tutti, Radio Italia siete voi, e Laura, i ragazzi che lavorano. Radio Italia sono tutti quelli che amano la musica italiana e la lingua italiana, quindi io vorrei che voi ringraziaste insieme a me il Presidente che ci ha dato questo grande pensiero. Grazie, grazie davvero. Un applauso Laura. Ancora al Presidente Giorgio Napolitano, a Radio Italia e ovviamente al Presidente di Radio Italia, grazie, al direttore Laura. E alle persone che hanno costruito questo palcoscenico. A questi musicisti, grandi musicisti, e a chi è di fronte a noi, perché voi fate la radio italiana. Grazie.